Una passeggiata virtuale nella pineta letteraria. Il percorso inizia con Albino Pirro. Si sente solo il rumore dei miei passi, un luogo bellissimo, tranquillo, dove passare qualche minuto di relax. Qui ci sono degli attrezzi per praticare fitness. Si passa quindi da Albino Pirro a Rocco Scotellaro. Il grande poeta e studioso del mondo contadino. Venite a trovarci a Grumento, è un luogo meraviglioso. Vi aspettiamo. Passiamo poi a Laura Battista, una poetessa lucana, sconosciuta e più. Ma una poetessa di grande spessore. Forse hai una concezione un po' dolorosa della vita, però vale la pena leggere le sue poesie. Qui ci troviamo nello spazio dedicato al nostro grandissimo e rimpianto cittadino Nicola Di Biase, il poeta esistenziale.
cominciamo la parte più rilassante, quella in discesa. La pineta di Grumento offre degli scorci bellissimi e una vista sul lago Pertusillo davvero straordinaria. Inoltre ci si può venire coi bambini a fare qualche picnic la domenica, qualche merenda. Vale la pena visitarla. Questa lirica è quella che personalmente apprezzo di più. Scansionando il QR code troverete anche qualche declamazione. Infatti, nella scheda di ogni poeta vi è presente un QR code che potete tranquillamente scansionare con uno smartphone. Vi darà accesso quindi a curiosità, notizie, declamazioni e anche interviste. La mostra è tutta in materiale riciclato, cartone, raffia, fogli. È una mostra molto molto easy, molto ecologica. Questa è l'ultima parte invece, dedicata a Leonardo Sinisgalli, il nostro grandissimo poeta, saggista e critico d'arte, che veniva definito anche il poeta delle due muse. Scusate per la scarsa qualità del video, magari. Iniziamo a prendere la discesa verso l'uscita. Chiaro che abbiamo dovuto facilitare il percorso anche per quelle persone che fisicamente hanno delle problematiche. Il camminamento è scorrevole, per cui è di facile accesso. E questa è l'ultima lirica di Sinisgalli, Il cacciatore indifferente. E si chiude qui anche la nostra passeggiata virtuale per gli amici che risiedono fuori. Grazie a tutti. Un abbraccio.